progetto molto interessante, perché non dare spazio? Poi sicuramente ci saranno altre occasioni per nostra, tra le due associazioni, in modo tale da poter parlare anche di vista tecnica, che lo sa, cioè interessa prima durante il workshop.
Allora, invece è un GPS, vari sensori che stiamo testando e abbiamo dei vantaggi perché MED ha una tramite dell'SPI ad alta frequenza, 16 MHz. Poi abbiamo già USB, Ethernet, CAN, analog input output che in effetti poi probabilmente non verranno utilizzati. Abbiamo poi un processore Cortex M3 che quindi va diciamo a cambiare pure concettualmente il livello di elettronica, perché già sul settore aerospaziale si vede sempre l'affidabilità, quindi la cosa più semplice possibile da utilizzare. Un processore basilare, un 8088, è meglio di un i7 ad esempio in questo tipo di applicazioni, perché deve essere perfettamente controllabile. Qui tendiamo ad utilizzare un ARM Cortex, che è un'architettura complessa rispetto a quella ad esempio di un Atmega 328 di Arduino. E poi è anche comodo perché avendo un cloud compiler, in qualsiasi parte ci troviamo, generalmente avendo internet anche senza computer possiamo sempre programmare. E poi abbiamo il drag and drop, quindi è anche facile la programmazione. Abbiamo praticamente già anche fatto un repository online con un nostro account chiamato Icarus Project, dove man mano rilasceremo poi i sorgenti su quali stiamo lavorando. Ed è poi molto comodo perché abbiamo parecchie librerie, alcuni sensori già abbiamo trovato librerie già fatte, quindi testate nel tempo, perché considerando sempre che dobbiamo avere il massimo dell'affidabilità, avere delle librerie che sono state testate in 4 anni significa che il numero di bug è minimo proprio. E più con questo noi poi stiamo anche lavorando su altre librerie che poi la comunità di embed potrà utilizzare su alcuni dispositivi che non sono generalmente diffusi. Il vantaggio di avere però un'architettura ARM Cortex è quello di poter introdurre un sistema real time. Un sistema real time ci permette di avere un determinismo, una priorità sui task, una gestione semaforica anche delle risorse e dei task di guardia. Tutto questo cosa significa? Che noi abbiamo praticamente alzato il livello di programmazione su una cosa aerospaziale, su un'applicazione aerospaziale. A questo punto abbiamo bisogno del determinismo che ci viene dato da un'architettura semplice, ma viene controllato dai task di guardia. E in più tutte le acquisizioni che dobbiamo fare sono controllabili tramite task. Un task è molto più semplice da programmare rispetto a un'applicazione in assembly o qualcosa che sia anche con Arduino, ma deve essere molto stretta in tempi limitati. E a questo punto i nostri software poi saranno riutilizzabili per altri esperimenti Rexus Vexus che si fanno ogni anno prende, ci stanno e, anche per altri tipi di applicazioni tipo i palloni medio, queste cose così. Poi può essere anche utilizzato semplicemente come strumento di misura, perché in effetti una volta che uno ha un sistema così stabile lo può utilizzare per qualsiasi applicazione. Voglio monitorare il mio motorino scende in discesa, non so qua, dove comunque c'è discesa ripida e posso vedere anche la frenata, misurare la temperatura sul freno a dischi, del disco, sul motore. Poi usando il basso SPI possiamo aggiungere sempre nuovi sensori ma in cascata, quindi utilizziamo sempre lo stesso bus. È una cosa comoda e possiamo veramente introdurre così un'architettura componibile. E a questo punto possiamo anche collegarci con dei data logger esterni. Una cosa importante da dire è che noi adesso abbiamo inviato la nostra proposta all'ESA e adesso è al vaglio di una commissione e speriamo di essere preselezionati il 7 novembre per poter andare a proporre il nostro progetto a un board dell'ESA a inizio dicembre presso l'ufficio centrale ESTEC che si trova in Olanda, e sapremo se siamo stati approvati all'incirca nel periodo di Natale. In ogni caso, se ci volete seguire, noi cerchiamo di mantenere i nostri media costantemente aggiornati, di inserire informazioni, immagini, curiosità, perché la cosa che ci piace è anche condividere queste esperienze e queste passioni con tutti quanti e con il mondo, per far conoscere questo ambito che per noi è così bello e così interessante. Se ci sono domande, altrimenti avremo finito. Grazie.